Ciao a tutte, Sporty Ladies. Oggi vi vado a testare nell'allenamento. Ieri vi ho testate nella mobilità e nello stretching, oggi va così. Allora, se vedete dietro di me, ci sono due sedie. Come mai? Lo andremo a scoprire dopo. Quindi vi dico già, serviranno due sedie. Lo straccio non è lì ad asciugare, servirà anche quello, quindi prendete uno straccio da cucina, comunque uno non abbastanza grosso, cioè non troppo grosso, il mio ad esempio è così, piccolino, un tappetino e i nostri pesi, ok? Quindi tappetino, due sedie e le bottiglie d'acqua pesi, va bene? Questi qui sono gli attrezzi, ogni esercizio questa volta durerà 30 secondi perché non andremo a fare il solito circuito, non è come quello del club, non ci sarà la postazione intermedia, sarà tutto sul rinforzo muscolare, prevalentemente con un focus su gambe, glutei e il core, quindi muscoli stabilizzatori, tra cui anche il famigerato addome, ok? Allora, sarà un po' hard, quindi questo circuito non è per tutti, ve lo dico già. Voi prendete le cose e io metto la musica e il tempo. Vedo che siete in quattro, ciao, non vedo chi siete come sempre. Allora, come prima cosa ci scaldiamo, quindi corpo libero. Iniziamo belle veloci, alzo su bene le gambe e su bene le braccia, ok? Su bene e su. Alzo un po' la musica, voi continuate. Avvicino le scapole, così, spalle basse, scapole attaccate. Andiamo a portare il tallone al gluteo, ok? Stessa cosa quando torno indietro con le braccia. Su, belle veloci. Per riscaldarci, apro bene le gambe, schiena dritta e salgo su anche con le braccia, non porto sulle spalle. Così. Dopo di questo faremo un altro esercizio a corpo libero. Per darci stabilità, scapole attaccate, spalle basse, belle dritte. Via. E scendo, bella indietro. Respiro. Ok,
prossimo. Vado giù, scapole attaccate, contraggo addome e gluteo e torno su. Giù, contraggo e torno su. Scendo a squat, mi appoggio, contraggo addome e gluteo, scapole attaccate e torno su. Alzo bene le braccia. Su. Ultima. Ok. Vado giù. E inizio. Scapole attaccate. Porto il mio ginocchio al petto, così, oppure a corsetta, senza fare questo movimento col bacino, addome bello contratto e via. Lo prendo da questa parte, non così, ok? Su in punta di piedi, scendo a squat e giù. Lo spacco, contraggo addome e gluteo per non fare brutti movimenti con la schiena, ok? Su in punta di piedi e giù. Mi metto
sdraiata sul tappetino, scapole attaccate, appoggio tutti i miei piedi, ok? Mi tiro su, rimango in un modo di formare una linea dritta e cambio, vado giù, torno su senza muovere il bacino, contraggo bene e su, giù e su, giù e su, contraggo e su, giù e su, forza ragazze, su, su. Piede su una sedia, allontano bene, faccio un affondo, quindi vado indietro, non porto in avanti il ginocchio, sempre bella dritta, scendo e alzo, scendo e alzo, 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 alzo. Respiro, su, l'altra, sempre la stessa cosa di prima, appoggio bene il piede, scendo in affondo, e su, il prossimo è con i pesi, su, su, belle dritte, mi raccomando. Non fate questo movimento quando alzate la gamba. Su. 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 Prende i pesi. Piego un po' le ginocchia. Schiena bella dritta. Scapole attaccate. E con le manubri in questo modo. Giro e spingo. Come se devo spingere via qualcuno con i miei gomiti, ok? Così. Giù. Giro. E espiro quando sono su. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Forza. Su. Spingo bene. Il collo non rimane così, guarda verso terra per non sforzare la cervicale e su, 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 forza. Il prossimo è con una sedia, giù i piedi, prendo una sedia. Metto in modo che ho spazio sia da una parte che dall'altra e inizio mani sui fianchi o in un modo che mi permettano di avere stabilità e scavalco la sedia, ok? Prima tutto con una gamba, scavalco, scavalco, contraete il busto, non venite in avanti con le spalle belle aperte. Ok? Giro. Con l'altra gamba. Pronte. E giro. 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 Fate un bello spazio, se no andate a toccare come me tutte le cose. E giro. Giro. Belle stabili. Alzo. Alzo. Alzo, alzo, forza ragazze, su, 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 metto via la sedia, vado giù,
petto sui gomiti, a una larghezza delle spalle, contraggo addome e gluteo senza fare questi movimenti, contraggo il gluteo e rimango, scapole attaccate, guardo giù e rimango, su su. Giro, mi siedo sul tappetino, prendo un peso, mi traio e su, linea dritta come prima, contraggo bene il gluteo, sfioro il terreno e torno su, sfioro su, sfioro su, guardo dritto, mento basso e su, forza, su, 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 ok, lascio il peso, mi rigiro e questa volta devo avere un po' di spazio davanti a me, ok, e fare questo movimento. Sempre senza girare, mi raccomando, controlliamo bene, e su, le mani stanno sotto le spalle, ok? Su, 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 forza ragazze! Prendo i piedi, apro un po' le gambe, squat, schiena dritta, sguardo fisso, scapole attaccate e contraggo bene il gluteo quando arrivo su, come se stessi schiacciando una noce con le chiappe, ok? Su! Su,
mi sdraio sul tappetino, contraggo bene, mi allungo e su, 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 alzo un po' il busto, le spalle e su, su, contraggo l'addome. Prendo i pesi.
si alzano, ok? Su, su, forza che ci siamo quasi. In mano, lo porto all'altezza delle mie spalle, metto un piede davanti all'altro e giro, contraendo bene l'addome, spalle basse e giro, giro,
mi concentro bene sull'addome, ok? Giro senza venire davanti. Giro. Forza. Contratto bene. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, giù il peso e di nuovo di lato, contraggo l'addome e vado giù, oppure uso solo le gambe, ok? Vado, vado. Contraggo. Su. Forza. Ok? Ora mi preparo. Slancio. Tocco con la punta del piede la mia mano. Slancio, via, la gamba più tesa possibile, torno con il braccio dritto e su, su, contraggo, su, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, con l'altra, d'acqua. Il mio allenamento è finito, faccio lo stretching, per carità fate stretching, lo sapete, che se no la prossima volta ve ne dico 4, ok? Domani ci vedremo con mobilità e stretching. Nel frattempo fatemi sapere com'è andato questo, ve l'avevo detto che era un pochino più tosto degli altri, vediamo un po' cosa ne pensate. Ciao.